Sì, è stato pesante, sappiamo che affrontavamo una Juve che sta in forma sia a livello fisico che a livello psicologico e noi stiamo pagando qualche risultato negativo, abbiamo bisogno di qualche risultato positivo per ritrovare la tranquillità che avevamo due o tre domeniche fa. Come spieghi questo momento, no, dell'Inter? Mancini ha detto che non è soltanto questione di gol. No, non è soltanto questione di gol, è una questione di squadra perché se si subisce 3 gol non è solo colpa della difesa, se si fa solo un gol non è solo colpa del reparto offensivo. Bisogna ritrovare quella serenità psicologica che c'era all'inizio. All'inizio hanno avuto altre squadre, in questo momento stiamo affrontando noi. E in un corso di un campionato ci sta questa difficoltà e sta a noi rialzare la testa. Beh, sai, io parto dal presupposto che la testa comanda tutto e lo dice il fatto che magari in una partita basta una semplice occasione per ribaltare la partita. E penso più a una questione psicologica. Sì, assolutamente sì, ma non faccio nessuna polemica nel gruppo, cioè quando dico una questione psicologica non voglio dire che c'è qualcosa che non va nel gruppo, assolutamente no. Questo qua è un gruppo umile, compatto e come ho detto prima c'è bisogno di qualche risultato per ritornare a far sì che la serenità ritorni tra noi. Beh, se dovesse arrivare è normale che il giocatore è indiscutibile, sta facendo molto bene alla Samp. In questo momento ho fatto una partita, non so, del calciomercato, però se dovesse arrivare ci darà sicuramente una mano. Senti, quanto fastidio dà comunque una sconfitta subita con la Juventus? Dà fastidio qualsiasi tipo di sconfitta, è normale che con la Juve dà fastidio, sì, dà fastidio un po' di più, ci dispiace perdere 3-0. Sarà difficile il ritorno, però dobbiamo lottare fino alla fine per la maglia che indossiamo. No, io ero sul secondo palo, non ho visto alcun fallo di mano, non ho visto neanche il replay. So che c'è stata qualche protesta da parte della Juve, ma comunque alla fine il risultato non da scampa nessuna giustificazione. Ciao.